Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6, edizione che apriamo con la pagina dedicata al Covid. Secondo i numeri dell'assessorato regionale alla sanità, sono 234 i nuovi casi nella nostra regione quest'oggi, circa il 7% dei test processati, mentre ne sarebbero circa 1500 solamente negli ultimi 7 giorni, anche due decessi oggi in Abruzzo e poi un altro caso di positività alla Sevel. Vediamo il servizio. 234 nuovi casi in Abruzzo, il 7% dei 3.299 test processati nelle ultime 24 ore. 114 di questi si riferiscono a focolai già noti. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 2 e 90 anni, 98 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 47 a quella di Chieti, 35 a quella di Pescara e 62 a quella di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 503. Si tratta di una 85enne e di una 79enne della provincia di Teramo. Attualmente in Abruzzo vi sono 3.529 positivi accertati, più 153 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. Di questi, 228, più 20 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 16 sono ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 3.285, più 133 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Uno dei nuovi casi di positività al Covid riguarda un operaio della Sevel. Il lavoratore, impiegato nel reparto verniciatura 2 sigillatura, è il secondo ad ammalarsi in pochi giorni nella fabbrica del Ducato. Precedentemente, infatti, era risultato positivo un lavoratore del montaggio. E mentre governi e governatori proseguono la loro crociata contro la cosiddetta movida, studiando coprifuoco e normative contro lo svago e puntando il dito contro i più giovani, nessuno tocchi la produzione, specialmente quella dei grandi colossi. Le piccole attività abbassano le saracinesche, mentre sono migliaia gli abruzzesi che ogni giorno affollano i mezzi pubblici, costretti a recarsi nelle fabbriche, esponendosi anche a rischi notevoli in virtù del profitto altrui e della sacralità del lavoro. Il presidente della provincia di Pescara e il sindaco di Collecorvino, Zaffiri, analizza la situazione Covid, scongiurando per ora una zona rossa nel comune di Collecorvino. Sindaco di Collecorvino, Antonio Zaffiri, nonché presidente della provincia. Intanto facciamo il punto della situazione di questi contagi sia nel suo comune ma in tutti i comuni del Pescarese. Nel mio comune la situazione non è come si è scritto in questi giorni, nel senso che è la situazione drammatica, è da tenere sotto controllo, non dobbiamo passare la guardia, dobbiamo monitorare costantemente perché qualche contagio al giorno aumenta, però non desta preoccupazioni per eventuali restrizioni o chiusure zona rossa, come si è detto in precedenza, perché su 6.100 abitanti il rapporto sono ad oggi abbiamo 16 positivi e quindi non è un numero allarmante, anche perché non c'è un focolaio vero e proprio, non è che sono 16 contagiati all'interno di una struttura che può essere un RSA, una struttura ricettiva o altro, invece no, abbiamo monitorato e abbiamo fatto il tracciamento dei contagi e sono dovuti a motivi di lavoro oppure occasionali. Però non desta, ad oggi non desta preoccupazione. L'attenzione è stata alzata al massimo, però a differenza della parte critica, se vogliamo, il mese di febbraio-marzo, oggi le strutture RSA e ospedali già hanno iniziato da qualche settimana a chiudere e quindi questo è fondamentale ed importante, cioè limitare la mobilità, soprattutto l'accesso nelle strutture dove si possono verificare dei focolai, è importante. Ecco, invece per quanto riguarda le scuole e soprattutto gli istituti superiori dove i ragazzi sono più grandi, escono anche la sera, fanno anche delle feste, ma fanno anche degli assembramenti, lì la situazione com'è? Io devo dire una cosa, innanzitutto voglio ringraziare i dirigenti scolastici, i collaboratori della provincia, tutti perché si sono adoperati prima di riniziare la scuola per creare le condizioni ideali per i ragazzi all'interno della scuola. Li voglio ringraziare perché poi hanno attuato tutti i protocolli e
Devo dire che i luoghi maggiormente sicuri è all'interno proprio della scuola. Va implementato e aumentato i controlli all'aperto, ed è stato già chiesto ai quattro prefetti, ai quattro questori, ma anche a noi sindaci come presidente di provincia, di implementare i controlli al di fuori e lungo le strade proprio per evitare queste situazioni. E adesso la politica. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, si è espresso sulla battaglia che imperversa nella maggioranza abruzzese e che ha già mietuto una vittima. Sto parlando dell'oramai ex assessore al turismo e alle attività produttive, Mauro Febbo. Il prossimo a perdere l'assessorato potrebbe essere Piero Fioretti. È una maggioranza solida quella in regione, senza alcun regolamento di conti interno. È così che il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri dipinge il governo abruzzese dopo l'estromissione dalla giunta dell'oramai ex assessore Mauro Febbo. Guardi, la resa dei conti della Lega e Forza Italia non è che deve terminare, non deve neanche iniziare. Noi dobbiamo governare l'Abruzzo in un momento difficilissimo. L'assessore Mauro Febbo, a cui vanno tutti i miei ringraziamenti per l'attività amministrativa che ha svolto, secondo me estremamente positiva per la regione Abruzzo, ha già dichiarato che svolgerà il ruolo da capogruppo di Forza Italia sostenendo questa maggioranza, chiaramente con tutta la capacità critica che ha un uomo di esperienza e di capacità come lui. Febbo è stato fatto fuori perché alle ultime amministrative ha deciso di non schierarsi con i candidati decisi da Salvini, ovvero Di Stefano a Chieti e Genovesi ad Avezzano. Così, dopo l'esito amaro delle urne, il governatore Marco Marsilio ha accompagnato Febbo alla porta, seppur ringraziandolo per il lavoro svolto, come un boia che segue la sentenza decisa dalla Lega. Il Carroccio infatti è il primo partito nel Consiglio regionale abruzzese, mentre Marsilio si trova a dover rammendare gli strappi nel tentativo di tenere in piedi il governo. Nei prossimi giorni si concretizzerà il necessario rimpasto di giunta. L'assessorato di Forza Italia potrebbe ricadere nelle mani di Daniele Damario o Umberto D'Annunzis. Occorrerà poi ristabilire gli equilibri nella giunta, e a farne le spese potrebbe essere l'assessore al lavoro e all'istruzione Piero Fioretti, che già aveva rischiato un anno fa per una presunta parentopoli. Fioretti infatti recentemente si è defilato dalla scena pubblica in attesa della decisione di Marsilio e di quella dei coordinatori di partito. Il suo posto dovrebbe andare a un altro leghista. Posso immaginare che anche l'assessore Fioretti stia attendendo le decisioni finali del presidente Marsiglio e oggettivamente avrà preso un momento di riservatezza. Penso che la Lega abbia più di una capacità umana, sia maschile che femminile, presente in Consiglio regionale. Se si orienteranno liberamente per una scelta in Consiglio regionale, sarà compito loro descrivere quale scelta sarà. Insomma, non è compito mio entrare in questioni che non mi riguardano. I sindaci del comprensorio vastese oggi si sono ritrovati nell'area dell'interporto di San Salvo, dove sorgerà l'hub di Amazon. Soddisfazione dei primi cittadini per le ricadute economiche e occupazionali che ci dovrebbero essere nel territorio. Vediamo il servizio. Sindaco, quella di oggi è una giornata importante per tutto il comprensorio del Vastese, perché in quest'area sorgerà questo importante hub di Amazon che darà lavoro a centinaia di persone. Beh, dalla progettazione e dai documenti allegati in sede di assegnazione si parla di un'occupazione di 1500 posti di lavoro più altri 1500 di indotto. Ora, anche a voler ridimensionare, i numeri sono comunque tanti, quindi oggi siamo qui insieme ai miei colleghi sindaci e alla mia amministrazione, impegnati tutti nel Vastese, per ricordare quanto sia stato importante avere una posizione condivisa su una vicenda come questa, ma quanto ancora è più importante per il futuro prossimo restare uniti, compatti su un valore aggiunto che è sicuramente di San Salvo, ma che appartiene al patrimonio dell'intero Vastese. È una vittoria di tutto il territorio? Assolutamente, è una grandissima vittoria, anche perché riqualifichiamo un'area ormai da 30 anni abbandonata e, come si vede, nell'abbandono più totale, e quindi siamo molto soddisfatti dell'unità dei sindaci del territorio. Un ringraziamento particolare al sindaco di San Salvo, che si è fatta promotrice di questo evento, e quindi noi siamo sicuramente soddisfatti per tutte le ricadute che ci potranno essere in futuro per il nostro territorio, occupazionali, economiche,
sociali, di tutto, quindi stiamo parlando di 3.000 posti di lavoro che molto probabilmente non saremo neanche forse in grado di soddisfare in questo momento, e quindi ci saranno delle ricadute in tutti i sensi, quindi siamo molto molto soddisfatti. Diceva lei essere uniti, questa è stata una battaglia vinta al di là dei colori politici. Questo è tipico dei sindaci, noi sperimentiamo ogni giorno in ANCI, nell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, la capacità di farsi carico dei problemi e delle soluzioni oltre ogni bandiera, quindi non è un atteggiamento del tutto ignoto a chi amministra le comunità locali, nella consapevolezza che poi le responsabilità e i dati e le conseguenze negative delle mancate scelte o delle scelte errate ricadono sempre sulle spalle dei sindaci, quindi quando è necessario sappiamo fare squadra, lo facciamo in ANCI, lo facciamo negli organismi di rappresentanza dei comuni, e in questo caso siamo stati capaci di farlo anche al di fuori dell'istituzione sindacale ANCI, ma come territorio. È una bella prova, mi auguro che riusciremo a restare compatti anche sulle sfide del futuro, prima fra tutte quella dell'ospedale di Vasto, su cui credo che condividiamo tutti sia l'importanza non solo della nuova costruzione ma anche della allocazione fisica dove era stata già decisa 15 anni fa. Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli attacca ACA per quanto riguarda la gestione dell'acqua in provincia di Pescara. Scopriamo perché. Antonio Blasioli, in questi giorni si continua a parlare di ACA, di questo comprensorio che gestisce comunque l'acqua nei comuni del pescarese. Ci sono tanti problemi soprattutto nella città di Pescara. Nella città ma anche nella provincia, ci sono veramente migliaia di famiglie che purtroppo da mesi ormai non hanno più acqua, ed è un momento particolare perché questa emergenza impone, come ci raccomandano naturalmente i medici, di lavare le mani, il corpo, le superfici. Però in molte case questo non è possibile perché l'acqua non arriva. In questo momento particolare noi non avvertiamo una presa di posizione forte né del sindaco né del presidente della regione, probabilmente sono impegnati in altro, in regione voi sapete che ci sono dei cambi di poltrona, e proprio ieri abbiamo scoperto che in una palazzina della regione in via Raffaello, dove ci sono tantissimi faldoni, televisioni e computer abbandonati, c'è una perdita di acqua copiosa che ha allagato tutto. Una perdita da domenica, e lì né la regione né l'ACA sono intervenute. Questa mattina sono stato sul posto, c'erano diciamo, i dipendenti dell'ACA al lavoro, la perdita è stata chiusa, adesso accerteranno se è della regione o se è dell'ACA. Fatto sta che mentre tante famiglie soffrono, in questo momento ci si comporta in questo modo. L'ACA ci dice qualche giorno fa che servirebbero circa 120 milioni di euro per mettere a regime le reti. La dispersione di acqua, dati Istat del 2019, in Abruzzo è sul 40-49%, nella città di Pescara supera il 50%. A fronte di questa situazione ci dicono aspettiamo novembre per l'assemblea dei soci. Nel frattempo martedì in consiglio regionale, il consiglio regionale d'Abruzzo, maggioranza di centrodestra come l'ACA, approva 6,5 milioni di euro per il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro fino al 2026. Questa è la priorità della regione Abruzzo. La provincia di Teramo lancia un osservatorio sulla condizione femminile, particolarmente sofferente per questa emergenza sanitaria. L'obiettivo del monitoraggio sarà quello di individuare misure efficaci a contrastare le nuove e vecchie disuguaglianze. L'emergenza Covid-19 sta cambiando la vita delle donne. La provincia di Teramo dà il via ad un'indagine sulla condizione femminile del teramano. A certificarlo a livello nazionale è l'Istat. Questa pandemia aumenta le disuguaglianze e colpisce le fasce di popolazione dove c'è maggiore fragilità. Donne e giovani sono quelli sui quali pesano maggiormente gli effetti negativi. La disoccupazione femminile è tornata infatti a superare il 50% del totale. Per questi motivi la consigliera delegata provinciale alle pari opportunità, Beta Costantini, ha deciso di dotarsi di uno strumento di indagine accurato per fotografare la situazione nella provincia di Teramo. Nasce così il monitoraggio Donne e Covid-19, un osservatorio che andrà a indagare tematiche specifiche come il lavoro irregolare, lo smart working, la vita domestica con i conseguenti carichi di lavoro, le famiglie separate, la povertà, la perdita o contrazione dei redditi, la salute e la didattica a distanza. A
condurre l'indagine Agnese Vardanega, docente esperta in sociologia e statistica dell'Università di Teramo. Già da oggi sono iniziati confronti con i rappresentanti delle parti sociali, sindacati e associazioni di categoria, degli ordini professionali, dell'ASL e delle altre organizzazioni pubbliche per presentare l'iniziativa e la metodologia utilizzata e chiedere collaborazione nella diffusione dei questionari che saranno distribuiti sia in forma cartacea sia in forma digitale attraverso le piattaforme dedicate. Quest'oggi la Regione Abruzzo ha presentato il progetto Scuola Digitale No Stop, uno strumento integrativo all'esperienza scolastica in presenza. La formazione scolastica in Abruzzo diventa digitale, una piattaforma pensata e realizzata dalla Regione Abruzzo in collaborazione con la ASL di Pescara per un unico lavoro di squadra con genitori, insegnanti, scuole, università e professionisti dell'educazione e formazione. Progetto Scuola Digitale Non Stop è pensato per sopperire alle difficoltà affrontate soprattutto dai minori nel periodo del lockdown, costretti ad una socializzazione forzata, anche sofferente. L'obiettivo di Regione Abruzzo è attivare la piattaforma entro 2 mesi dalla presentazione e nel giro di un anno tutti gli studenti abruzzesi avranno il proprio account personale. L'idea è proprio questa, di creare una socializzazione virtuale. I nostri ragazzi ovviamente vivono l'era della tecnologia, spesso si confrontano con una tecnologia, comunque una socialità non controllata sui social, quindi è giusto che il mondo degli adulti scenda in campo, quindi vada a intervenire, no? Sui social e quindi sulla tecnologia per partecipare, per creare anche un colloquio con i ragazzi, perché i ragazzi, anche la manifestazione di violenza che stiamo vivendo, no, ultimamente con gli atti di bullismo, significa che è una forma di protesta, e quindi il nostro è quello di entrare con la tecnologia, una didattica controllata, per far sì che possano i giovani generare l'amore per lo studio, l'amore per la socialità. Parliamo adesso della vespa velutina, questo insetto che viene dall'Asia, dal sud-est asiatico, che si è diffuso in Europa, in Italia, Abruzzo compreso, e il problema è che questo insetto rappresenta un rischio per l'ecosistema perché si nutre di api, e a lanciare l'allarme ora il Rotary Club. La vespa velutina è arrivata in Abruzzo, l'insetto, detto anche calabrone dalle zampe gialle, proviene dal sud-est asiatico e già da alcuni anni è stato avvistato prima nel nord Europa, tant'è che l'Unione ha predisposto dei fondi appositi, e poi anche in Italia, Abruzzo compreso. A lanciare l'allarme è il Rotary Club, che sull'argomento ha già organizzato un incontro online con gli enti preposti. Avvistamenti sia nelle Marche che in Abruzzo, io ne sono testimone, ne ho prese due. Di queste vespe vellutine. La vespa vellutina è aggressiva nei confronti dell'uomo, ma quanto le vespe europee. È però più temibile per le api, il loro alimento preferito, che rischiano così di essere decimate da un nuovo predatore. Il problema più grosso è che queste vespe, vespe killer, si nutrono delle proteine delle api. Tradotti in cifre, le uccidono e si nutrono dell'addome delle api. E questo si evince da soli che è un danno enorme per l'ecosistema, per l'equilibrio dell'essere umano. L'auspicio del club è quello che si inizi a monitorare la diffusione di questa vespa asiatica. Io credo che dovremmo fare come hanno fatto le altre regioni. La Liguria, ad esempio, attingendo dai fondi LIFE europei, per 4 anni ha creato un portale che si chiama vespavellutina.it, dove c'era la possibilità di denunciare, di fare un track, una tracciabilità delle vespe e dei nidi. La cosa importante è quindi, oltre alla sensibilizzazione, creare delle tavole rotonde, degli incontri, degli agorà, dove possiamo trovare con degli esperti non solo lo sviluppo di questa vespa sul territorio, ma soprattutto trovare le risoluzioni. E siamo così giunti alla pagina dello sport del nostro telegiornale, perché i campionati proseguono nonostante una pandemia. Domani il Pescara ospiterà il Frosinone per cercare la prima vittoria in campionato e uscire così dalla mini crisi. Il tecnico Oddo recupera Maestro e Galano, ancora assenti Asensio, Seter e Belanova, oltre allo squalificato Nzita. Ascoltiamo il tecnico. Questo è un momento ovviamente delicato.
Bisogna stringere i denti perché ovviamente, come abbiamo già detto, abbiamo delle difficoltà in avanti e quindi dobbiamo fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo e cercare di sfruttare le caratteristiche e in attesa dei giocatori importanti che ci mancano, che sicuramente ci possono dare una mano importante. No, non sto pensando di cambiare modulo. Ripeto, quello che ci serve è avere più coesione, più compattezza, e questo non dipende dal modulo, ma dipende da quello che si mette in campo. Quindi noi dobbiamo solo alzare il livello di agonismo in campo. Perché tu puoi stare a 3, a 2, a 4, a 5, ma alla fine quello che conta è la compattezza della squadra. Tu puoi giocare anche con solo due difensori ma essere molto compatto, cioè nel senso che se tu tutti e 11 stai lì e stai attaccato al risultato, attaccato alla partita, poi difendi magari meglio che se ti metti con sei difensori. È tutta una questione di compattezza di squadra. Ieri il presidente ha detto Oddo non si tocca, che effetto ti hanno fatto le sue parole? Ma io conosco il mio mestiere, è normale che un allenatore è sempre legato a quelli che sono i risultati, e poi ci sono delle dirigenze e dirigenze. Io credo che al di là di me, la valutazione che deve fare una società è sempre a 360 gradi, quindi la situazione nostra non è semplicissima per qualsiasi tipo di allenatore, non solo per Massimo Oddo, credo. Sì, Frosinone è una squadra forte, una squadra costruita già da un po', con più o meno gli stessi uomini, arricchiti da qualche elemento sicuramente valido che lotterà fino alla fine per zone alte della classifica, perché è una squadra forte. Quindi noi, ripeto, alla base di tutto c'è un certo tipo di compattezza che dobbiamo mettere in campo, di voglia di lottare su ogni pallone, di vincere i duelli individuali. Ma vabbè, Alessandro è un amico, ho passato anni meravigliosi con lui ha iniziato da pochissimo questo mestiere, si è reso subito conto di quelle che sono le difficoltà. Io credo che il mestiere allenatore sia in assoluto nel mondo del calcio il mestiere più difficile, se ne è reso conto. Noi parliamo spesso e però ci piace il nostro mestiere e ci piace lottare per trovare soluzioni. E nel Frosinone, oltre a Gori, Zmischi e Baroni, mancherà anche l'attaccante Ardemagni, non convocato per problemi alla cervicale. Ci saranno tanti ex tra i ciociari, Capuano, Zampano, Cassanosse, Carraro, e il tecnico Alessandro Nesta presenta la partita e anche lui parla di questo rapporto d'amicizia con Massimo Oddo. Sicuramente la terza partita è la prima volta in questa stagione che facciamo tre partite in una settimana, perciò sicuramente i giocatori non sono ancora abituati a fare, però qualcuno dovrà fare le tre partite. E l'aspetto degli attaccanti sono abbastanza tranquillo. E credo che in questo momento tutte le squadre non hanno omogeneità nella condizione fisica dei giocatori, c'è chi sta meglio, chi è peggio, chi viene da un infortunio, chi è arrivato dopo. Credo che all'inizio è un problema di tante squadre che sappiamo, e che comunque sappiamo chi deve lavorare di più, chi di meno. Baroni si è fatto male tanto, è un infortunio brutto, però abbiamo alternative. Adesso ci si è fermato Zmischi, che è un problema per noi, però ci abbiamo ancora curato, abbiamo Capuano, Bighenti, Ariaudo. Abbiamo altre soluzioni, anche ogni tanto un quinto può fare il terzo di difesa come Salvi, chi siamo? No, è sempre piacere. Massimo è stato un grande compagno di squadra, e un grande ragazzo, e noi ci seguiamo sempre, perché comunque abbiamo passato tanto tempo insieme e ci seguiamo, anche perché conosco le persone, sono curioso di vedere che calcio propongono. Massimo è un ottimo allenatore, un bravo ragazzo, perciò sarà un piacere incontrarlo. Quando vai a Pescara non puoi sottovalutare, perché i giocatori giocano in questo campionato da tanti anni, riconoscono le qualità del Busciai, Galano, questi giocatori che loro riconoscono la forza che hanno. Andare a Pescara e sottovalutare il Pescara è impossibile, la Serie B è talmente livellata che non puoi mai sottovalutare nessuno.
puoi sbagliare partita perché magari l'avversario ti sorprende, ma mentalmente o per aver sottovalutato l'avversario non credo sia possibile. Io credo che abbiamo delle soluzioni importanti davanti. Tutti gli attaccanti devono capire l'importanza che hanno quando vengono chiamati in causa. Abbiamo dei cambi, pochi allenatori possono permettersi di tirare fuori due attaccanti e metterne due al sessantesimo di un certo livello come noi. Nei due posticipi di Serie C di ieri sera l'Avellino ha vinto a Foggia per 2-1 mentre la Juve Stabia ha superato la Cavese per 2-0 e sarà proprio la Juve Stabia domenica prossima alle 15 ad affrontare il Teramo. Ascoltiamo il tecnico della squadra campana Padalino e il centrocampista Bovo dopo la vittoria. Non è facile gestire, fanno fatica anche le squadre di Serie A che fanno la Champions o l'Europa League. Perché ci vuole una richiesta di energie mentali superiore a quelle di cui disponiamo, ma soprattutto permettere che abbiano il sopravvento su una stanchezza oggettiva e quindi ti potrebbero compromettere anche partite che sulla carta potrebbero essere, diciamo, abbastanza scontate. In realtà non è così, come non lo è nessuna di questo girone, ma credo del campionato in generale. Quindi sono contento che hanno risposto presente, mi è piaciuta anche l'ingresso dalla panchina di Romero, Golfo, lo stesso Berardocco. Complimenti a Scaccabarozzi e a tutti quelli che sono partiti dall'inizio. C'è sicuramente un'area positiva da questo punto di vista che non va perduta e va anzi ancora di più rafforzata per poter continuare ad andare avanti e magari continuare a prenderci delle soddisfazioni. Ma guarda, ti dico, da un lato alle volte è anche positivo andare senza soluzioni di continuità, perché comunque ti permette di restare sempre con la spina attaccata. Alle volte le settimane lunghe magari ti fanno abbassare un po' la guardia, poi si fa fatica, quindi siamo in un momento positivo e cerchiamo di farlo durare il più possibile. Grazie. Altri inevitabili rinvii in Serie D. Dopo Aprilia Vastese, il comitato interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato altre due partite del prossimo turno del Girone F, Pineto Recanatese e Rieti Porto Sant'Elpidio. La prima partita è stata rinviata su istanza del Pineto Calcio, che ha giocato la scorsa partita con la Vastese, che in settimana ha ricevuto la diagnosi di positività di un suo tesserato. Nei prossimi giorni il gruppo squadra del Pineto sarà sottoposto ai tamponi. La partita sarà recuperata il prossimo 4 novembre alle 14:30. La partita Rieti-Porto Sant'Elpidio invece, rinviata su istanza della società laziale per alcuni casi di Covid, sarà recuperata l'11 novembre. Già ieri era stato rinviato il match tra Aprilia e Vastese, che si giocherà il prossimo 18 novembre. Ed è tutto per questa edizione della TG6. Tutti quanti i nostri servizi sono come sempre sul canale YouTube e su tv6.it, mentre l'informazione torna alle 23 con l'edizione della notte. Grazie, buona serata.